Nel comune di Castelvolturno, sciolto recentemente per infiltrazioni camorristiche e poi successivamente anche in dissesto finanziario. E c'è un decreto niente meno che del Presidente della Repubblica, che naturalmente individua dei funzionari per svolgere le funzioni di commissari liquidatori, e questi funzionari non hanno i requisiti o addirittura hanno condizioni di incompatibilità o addirittura le loro posizioni sono contra legge, sono espressamente vietate dalla legge per poter svolgere questa funzione. E la stessa cosa avviene per il comune di Caserta, dove si mette a fare il commissario liquidatore ad una persona che precedentemente aveva fatto il commissario del comune perché era caduta l'amministrazione comunale. Quindi questo commissario liquidatore oggi liquida dei debiti che ha potuto produrre lui direttamente, e quindi è in totale incompatibilità. Veramente c'è da preoccuparsi, perché sicuramente il nostro Presidente della Repubblica mica si va a studiare lui gli atti, mica va a prepararli lui, glieli portano, gli presentano, glieli istruiscono. Ma succede come in questo caso, che veramente si potrebbe dire che il Presidente della Repubblica non sa quel che firma. E come se non bastasse, sono funzionari che si sono caratterizzati nell'ambito della pubblica amministrazione un giorno e l'altro giorno invece in impegno politico, come il caso della dottoressa Maddalena De Luca, già capogabinetto del ministro Nitto Palma, ovvero il successore dell'onorevole Cosentino nella qualità di coordinatore del PDL qui in Campania. Beh, immediatamente bisogna revocare questi provvedimenti. E io porterò in Parlamento questo caso, perché non voglio più caso sistema Caserta. Basta operazioni di questo tipo. Non è possibile tenere ancora nei decreti delle persone che non hanno i requisiti. Insomma, è sempre la politica responsabile, è la pubblica amministrazione che quando non è trasparente, quando non è pulita, determina dei guasti e dei danni soprattutto ai cittadini, perché il magna magna continua e continueranno ad essere gli italiani a dover pagare con la propria tasca.